E bentornati al nostro appuntamento con i sondaggi. Noi siamo sempre itineranti e cerchiamo voi perché le vostre opinioni sono per noi troppo importanti. Ma il sondaggio di oggi è: quanto la tecnologia, i social, Facebook, hanno cambiato la comunicazione, quindi il rapporto con le persone? Venite con noi, scopriamolo insieme. Noi ci troviamo qui col signor Grimaldi Fortunato. Quanto la tecnologia, Facebook, i social hanno cambiato il rapporto e la comunicazione con la gente? Tantissimo. E qual è secondo lei il problema? Ma il problema non è un discorso perché con tutto quello che si sente e si vede su questi annunci che stai dicendo, perché io non ci sono completamente su queste cose. Ma è un bene o un male? Perché io non ci sono completamente su queste cose. Per me è un male. Per me. Quindi diciamo che è usato molto male. Per me sì, perché io non ci sono completamente su queste cose. E qual è il consiglio che può dare a tutta la gente, ai giovani soprattutto, che sono quelli che abusano forse, anche i cinquantenni un po', col caffè, caffettiamo? A posto, tutto a posto. Il discorso di dire agli altri, ognuno di noi siamo liberi e indipendenti di fare quello che piace. No, io non posso dire agli altri non usare le pagine o non usare il computer. Ognuno è giusto che fa quello che piace. Perché io non ci sono completamente su queste cose. Ognuno è giusto che fa quello che piace. Facebook ha cambiato i rapporti con le persone, se è un bene, se è un male. Questa è la domanda. Solo nel male ha cambiato. Allora. Sono litighi e basta. Noi ci troviamo qui col signor Minnello Rosario. Perfetto. La domanda di oggi è: quanto la tecnologia, Facebook, i social hanno cambiato il rapporto con le persone? Sono cambiato il rapporto, sono uscite anche litighi sui famigli, senza uno saperlo, per dire perché tu mandi una foto a me, lo manda a lui, e succedono litighi, il matrimonio è già spattuto, una ruota da sempre. Quindi è un bene o un male? È un male. È un male? Sì, la devono togliere per me. Come? E come facciamo senza... Che facciamo? Facebook, niente, se non hanno dato la fogna... Facebook, da. Allora è meglio un caffè? Meglio un caffè. Quanto la tecnologia, i social e Facebook hanno influenzato e cambiato il rapporto tra le persone, quindi la comunicazione? Dal mio punto di vista, diciamo dal punto di vista di una quarantenne, non ha cambiato molto, perché i rapporti con i miei coetanei sono gli stessi. E poi diciamo che è anche dell'uso che si effettua su Facebook. Io lo uso per contattare i miei ex compagni, per sapere quello che fanno, per vedere diciamo le nostre evoluzioni, quindi i figli, le scuole, i progressi e tutto quanto. Like. Via. Perfetto. La domanda di oggi è: quanto la tecnologia, i social, Facebook hanno cambiato il rapporto con le persone, quindi la comunicazione, se l'uso è corretto o sbagliato? L'uso dipende chi lo utilizza, chiaramente come lo utilizza, però molto spesso ormai si tende a utilizzarlo nella maniera peggiore e questo crea chiaramente dei disagi a livello sociale, ma anche dei messaggi negativi tra i ragazzi, i giovani. È un appiattimento dei rapporti sociali, del modo di approcciare, del modo di iniziare le amicizie, è tutto molto scadente in questo modo. Quindi più caffè tra persone che caffè su Facebook? Certamente. Aspetta, ma adesso. Quanto la tecnologia, i social, Facebook hanno cambiato il rapporto con le persone, quindi la comunicazione, perché non si prendono più un caffè? Oh, la comunicazione va bene, ma fino a un certo punto. Perché? Perché tutta la maggior parte del 99% delle persone, per non dire il 100%, mentre che guidano i signori si mettono a chattare, si mettono a fare, si mettono a dire e tutto questo non va bene. Ma se adoperiamo Facebook o quello che sia nel migliore dei modi, e allora va bene, ci sta. Ma se noi adoperiamo il telefonino mentre che guidiamo, non va bene.
E perché? Bene? Quelli che giocano a Pokémon Go? No? Non mi piace neanche, non va bene. Dobbiamo ritornare come prima. La tecnologia va bene, ma fino a un certo punto. Giusto? E quindi più caffè meno Facebook. E quindi più caffè meno Facebook. E quindi è tutto uno assieme, signorina. Più lavoro anche per i ragazzi. Perché lavoro non ce n'è. Se danno un po' di lavoro a tutti questi ragazzi, tutta questa gioventù che non lavora, allora la delinquenza aumenta. Allora, di bene non so, onestamente, di male un pochino sì, per il discorso che ormai non c'è più quella cosa che tu parlavi con le persone. Ora, quello che sappiamo lo sappiamo tramite Facebook, tramite telefono, tramite così. Prima invece era tutta un'altra cosa, si parlava con le persone, li vedevi in faccia. Caffettiamo insieme dove? Dove caffettiamo insieme? Eh? Dove caffettiamo insieme? In piazza. La comunicazione oggi non c'è più tra le persone, solo tramite telefono. E si nascondono solo tramite telefono, perché ora in faccia non si dice più niente. Quindi sono conigli? Sì. E insomma. Anche. Allora sono i miei coniglietti. I social network come hanno migliorato o come hanno peggiorato i rapporti umani? Beh, sostanzialmente li hanno ammazzati, perché ormai comunichiamo solamente tramite social o WhatsApp. L'unico vantaggio dei social è la disponibilità e accorciano le distanze, li annientano, quindi sei sempre rintracciabile. E da un lato non è un bene. Quindi diciamo che se usato bene è una cosa positiva. E il problema è sapere come usare bene i social. Io vedo gente che sta sempre connessa con la sua manina, col suo telefonino, così continuamente, a caccia di notifiche. Diventa un'ossessione. E poi comunque il cellulare è un'arma, come tutti i social, l'abbiamo visto purtroppo. Quindi qual è il consiglio che puoi dare? Beh, come tutto, di tutto e con moderazione. Piero, moglie e altri. Haller. Con l'H o senza H? Hai detto, no? Io te l'ho sentito dire. Haller. Con l'H, no? Con l'H. Haller. Ci faccio un saluto per Piero, Molly, ma anche Duri, e Haller. Per tutto il cuore, ci faccio questo saluto per Piero, Molly. E Haller. E Anne. Haller. Che sono due mascoli e una femmina? Sì. E allora quella femmina con tutte e due cuori, perché io ce n'ho due cuori. Certo, però guardi di là. Ce n'ho due cuori. Va bene, grazie mille. Ciao Molly, ciao Piero, ciao Haller. Perfetto, ciao belli. Ciao ragazzi. Ah, che calor. Molly, Piero, Haller, da me felice tutto, alla prossima puntata. Destra, destra, sinistra, sinistra, avanti. Obligatoria.